comunque picchiato da questa forza d'occupazione israeliana. E io mi auguro che, da pacifista che sono, si possa trovare una soluzione nel Medio Oriente, ma queste cose non devono più succedere, nel senso, comunque basta con questa violenza da parte degli ebrei, di questo popolo israeliano. Questo non è antisemitismo, assolutamente chiaro. No. Basta con la guerra, sarebbe ora che il passo evolutivo della razza umana facesse questo balzo avanti, capendo che la guerra è una cosa che dovrebbe fare parte del Medioevo, no? Esatto. Cioè, basta guerre, uniamoci tutti quanti. Siamo un popolo, siamo uomini abbastanza evoluti da poter usare la testa, sì, ragionare e capire che non c'è bisogno di far uso della violenza e quindi della guerra. La guerra fa solo ricchi i potenti, fa ricchi gli stati, le lobby e noi che siamo i poveri, diciamo. Ci rimettiamo sempre con la guerra. Ci ripaghiamo, sì. E soprattutto non porta mai niente di buono. No, la guerra porta solo morte. L'odio porta odio, la violenza porta violenza. E esatto. Purtroppo accendi la televisione e non fanno altro che farti vedere culi di belle donne, sì, belle macchine. Vabbè, dobbiamo essere incoglioniti, a noi, esatto, ci vogliono così, ci vogliono. Io dico una cosa, io la dico sempre: pace, amore e libertà. Esatto, belle parole queste. Ecco. Io aggiungerei anche uguaglianza. Uguaglianza. Che poi fino a un certo punto, perché uguaglianza la devi anche meritare. Però vabbè, così diventi un po' troppo guerrafondaio. No, no, nel senso che io sono per la libertà di ognuno, ma penso anche che devi meritartela la libertà. Sì, cioè, no, ma su questo sono d'accordo. Capito? Però comunque pace ai fratelli che soffrono. E a chi viene sottomesso nonostante vive lì da migliaia di anni. Qua c'è Abel. Volendo, se Abel, grande, puoi dirci una cosa, tu che sei palestinese. Vai, vai. Dimmi che cosa vuoi sapere. No, stavamo parlando di quello che è successo in Palestina, del ragazzo che è stato picchiato. A me mi dispiace tanto per quelle tre, ma per fermare questo massacro meglio che si ritirano dal territorio del cooperato, perché lì c'è la pace vera. Quanti si ritirano e quanti buttano il muro giù. C'è un muro che divide famiglie, bambini che giocano sotto questo muro. Che cosa è questo muro? Muro della libertà? No. A noi si dispiace per il cast israeliano, ma quanti bruciano un bambino di 16 anni, mi ritorna il ricordo loro. Spero che non soffrano più, ma si stanno a far soffrire noi. Esatto, grazie. È quello proprio che dicevamo noi, che poi ieri durante la cerimonia funebre, ripetiamo, c'è stato poi questo attacco da parte delle truppe israeliane ai manifestanti, cose terribili che spero che non succederanno più. Ah, il vice ambasciatore, grande. E quindi se vuoi intervenire. Se vuole intervenire, lei che è il vice ambasciatore. Vabbè, casomai dopo. Ok. Ok. Vabbè, allora io prima ti ho detto, proprio perché volevo affrontare un attimo sto tema, ti caricavo una canzone che è di Love Gay, che è un rapper proprio palestinese featuring Tupac. La canzone si chiama Free Palestine. Free Palestine. Il grande Tupac. Grande Tupac, cioè maestro Tupac, proprio. Il dio dell'hip hop. Sì. E l'ho proprio perché volevo affrontare questo tema, ti ho chiesto di caricare questa canzone. Una canzone che la prima volta che l'ho ascoltata, voglio citare questa radio, perché comunque io sento due radio: Radio Roma Futura e Radio Onda Rossa, non ci posso fare niente. È una canzone che l'ho sentita pure su Radio Onda Rossa, mi è piaciuta proprio perché comunque io sono vicino al popolo palestinese. E mi fa piacere farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Bene, allora andiamoci a sentire proprio Free Palestine di Tupac e Love K. That's right. I know it seems hard sometimes, but remember one thing: through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it gets,
Stick your chest out, keep your head up, and hands so much pain. They'll never take me alive. I'm getting high with my profile. Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed, help me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my face is blurry, baby. If they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do but be a thug? I'm playing with the homies, fuck hanging with them phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? Even so young, but still a victim of 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts. And I ain't going back to court, so fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Will I let it be 23? There's so much pain. They got me mobbing like I'm locked and ready to get my slug on. I load my clip and slip my motherfucking gloves on. I ain't scared to blast on these suckers if they test me. Shucks, I got my Glock cop there if they press me. Bust some motherfuckers with a flash and better cut, cause I ain't looking when I'm blasting. I'm a nut and drinking in a sea and getting high on the lookout for my enemies. Don't wanna die, tell me why, cause the stress is getting major. I'm buck 50 across the face with my razor. What can I do but be a thug until I'm dead and gone? I keep my brain on the game and stay headstrong. These sorry rappers wanna kill me in my sleep. I'm really cannot see, and every day it's just a struggle. Steady thugging on the streets and I've been balling low. Don't let them make you worry. Keep swinging at these suckers till you worried. I was born and raised hell, I'm looking from the gutter. Word to mother, I'm just, I'm kicking dust up, ready to bust. I'm on the scene, steady mugging me. Until they kill me, I'll be living this life. I know you feel me, there's so much pain. So much pain. So much pain. Let me know. Free, free Palestine. 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 So no matter how hard it gets, stick your chest out. Yeah, so much pain. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, so long much live Gaza, Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching so for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. So long live pain. Palestine, long live Gaza. Era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare, e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i borghesi più in vista, per loro ero culero perché papà era un convinto comunista. Sono passati 30 anni e più, e oggi pure un nulla tenente, non è più comunista perché non è più moda, non è più trend, ma il trend in formazione lo fa, e siamo tutti quanti borghesi, borghesi un po' come so perché. Ci piace a buscar fino romesa. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua moda. Totalmente fuori moda e talmente comunista. E ballo io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua moda. Talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo si tiene 60 anni e tu mo te ne vorresti andare in pensione. Inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa. Se non ti senti bene occhio al trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente. Al loro verrà tutto mo fa male. Sì sì, disoccupato no trend, è meglio piccolo imprenditore con partiti nativi e con Winter. E manca sorda per l'ascensore. E manca sorda per l'ascensore. Manca sorda per l'ascensore. Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua moda. Talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo. Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua moda. Talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo. Se
vedendo Massimo Burri in via d'estinzione. Perché quando il compagno Max si portava ancora non male, il nemico del popolo era il padrone ed il capitale. Ma adesso che non va più e lo stato sociale è finito, il nemico del povero è il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Sono comunista perché sto in un bobo totalmente fuori moda e talmente comunista. Ritorniamo in diretta. Cioè ci hai messo pure 99 poste e hai vinto. Certo, pure hai perché vinto. Stavamo parlando con il vice ambasciatore proprio. Sì, della Palestina. Ecco. E quindi era giusto un attimo soffermarci con lui e con il suo compagno. Certo. Ringraziamoli innanzitutto. Ringraziamo sempre chi lavora a sostegno della pace dei popoli, no? Esatto, perché loro, diciamolo, hanno voluto sottolineare una cosa. Hanno fatto una piccola critica in quello che abbiamo detto. Loro hanno detto non si tratta di una guerra, perché ci troviamo in una condizione dove c'è un popolo occupante e un popolo occupato. Certo. E chi fa la guerra è solo quello che vuole occupare. E certo. E quindi è sempre quello che vuole occupare, certo, che fa la guerra. E certo. E infatti hanno ribadito che loro sono anche disposti a fare proprio a dividere ai nostri microfoni una intervista doppia con qualche rappresentante israeliano, perché no? Certo, vabbè, il dialogo è il primo passo per la pace, no? Come no? Oh, dopo Papa Francesco, Radio Roma Futura. Mamma mia, ti prego, non mi fa sti paragoni che butto il microfono per terra e comincio a bestemmiare come un maiale, tipo. Vabbè. Senti un attimo. Io volevo però aprire un'altra parentesi, io mi permetto di aprire parentesi così, no? Apri parentesi quadra. Pure. Mi pare insipieto. Fallo venire. Lo so, glielo ho detto più di una volta, vieni. Allora, ne volevamo parlare, ma visto che stiamo qua alla festa dell'Unità Romana, alla Casa del Jazz, che come abbiamo detto più volte è un bene sottratto alla banda della Maiana. Sì, questi mafiosi che in Italia si trovano anche molto bene, perché gli scemi poi sono quelli come noi che magari non vanno a lavorare, cercano almeno perché non possono neanche lavorare, e però non potranno mai permettersi una location come questa. Esatto. Che location, ragazzi, fantastica. E vai con la parentesi. Beh. La parentesi era questa: ogni volta che a Roma c'è un delitto, si parla sempre di organizzazioni criminali e di organizzazioni di estrema destra, come quello che è successo l'altro ieri alla Camilluccia. Sì. Mo non vogliamo dire che era proprio un esponente di Casa Pound, perché comunque Iannone ha fatto subito dei comunicati dicendo chi si azzarda di dire che è Casa Pound che fa una cosa del genere, becca la denuncia. Oh. Visto che io e te comunque. Beh, però volendo... possiamo dire una cosa, che ho letto e ci credo che alcuni esponenti di Casa Pound sono andati a sostegno dei fascisti che stanno facendo il colpo di Stato in Ucraina. Esatto. Ecco, quindi esatto. Come vanno lì a fare la guerra, speriamo che ne fanno fuori il più possibile. Esatto. Anche se io sono per la pace, ma... Sì, vabbè. Però... è una giusta causa. Da lì... a creare violenza, cioè, ci vuole veramente molto poco. Poi la storia, voglio dire, ce lo insegna, no? Eh sì. La stessa Casa Pound promuove